Come trovi il tempo per aumentare il fatturato della tua azienda? La tua giornata è già piena di impegni sino a scoppiare. Ti servirebbero altri due occhi e quattro paia di braccia in più per stare dietro a tutte le cose che vorresti fare. Quindi, come riescono gli altri a trovare il tempo per crescere con la propria impresa? Perché è inutile nascondersi dietro un dito. Tu hai le stesse ore in una giornata di Giovanni Ferrero o Jeff Bezos. Semplicemente le usi in maniera diversa. Nella puntata di oggi vediamo uno schema in quattro punti che ti aprirà gli occhi sulla tua giornata lavorativa. Capirai dove stai buttando il tuo tempo e su cosa concentrarti per aumentare il tuo fatturato. Ma questione ancora più importante, esaminiamo quell'elemento che sino a oggi ti ha impedito di migliorare la tua vita professionale. Ma perché ti parlo di queste cose? Perché io sono Enrico Cecchini, il SaaS del web. Il mio lavoro è aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura e questo è il canale dei SaaS del web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, ti do il benvenuto in questa nuova puntata del Sarto. Oggi parliamo di tempo, di come trovare il tempo per aumentare il fatturato della tua azienda. Nello specifico rispondo a una bella domanda di Gaetano. Ok, Gaetano ci ha chiesto una lunga domanda che te ne riporto solo un estratto. Buongiorno Sarto, seguo i tuoi video da poco, ma ce ne sono così tanti che ho potuto guardarne a volontà prima di scriverti. Volevo farti i miei complimenti per la chiarezza di esposizione e la padronanza dell'argomento che traspare da ogni parola. Sono sicuro che andrai molto lontano con il tuo lavoro. Grazie Gaetano. Mi permetto di farti una domanda. Nei tuoi video ho trovato molti spunti e idee che potrei applicare già da domani alla mia azienda, ma mi frena un unico pensiero. Non ho tempo. Ho l'agenda piena di impegni sino a metà del prossimo mese e ogni giorno che passa un nuovo problema bussa alla mia porta e cerco di trovargli un buco per potermi dedicare anche a lui. Mi sovviene l'antico proverbio, chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Come può un imprenditore occupato come me trovare il tempo per crescere grazie a internet? Gaetano, grazie Gaetano per averci scritto e anche per avere un'ottima comprensione della tua situazione, visto da tantissimi imprenditori buttarsi in nuovi progetti senza capire che effettivamente il tempo è quella costante che fa fallire tutte le cose che facciamo. Non avere abbastanza tempo per dedicarci a quello che è un progetto, quello che è la nostra impresa, quello che è la crescita magari di quel ramo di azienda o di quella situazione, è ciò che fa fallire ogni iniziativa. Quindi, per capire un po' l'argomento di oggi, prima dobbiamo vedere tre scomode verità, ok? Che ci fanno capire il motivo per cui non riusciamo a trovare il tempo per crescere con la nostra impresa. La prima scomoda verità in assoluto è una regola fondamentale dell'impresa, ok? Non mi importa in che settore sei, non mi importa quanto fatturi, perché è sempre vera, è una costante umana, ok? I tuoi risultati, tu come professionista, come imprenditore, imprenditrice, eccetera, dipendono da come incastri tre risorse. Energia, abilità, tempo. Ok? Tutti partiamo con questo triangolo di fattori, ok, perfetto, e li incastriamo e l'incastro di questi tre fattori dà i soldi che riusciamo a fatturare, che riusciamo a generare. Ok? Energia, abilità e tempo. Incastriamo queste risorse, otteniamo un certo risultato e poi ci fermiamo, non riusciamo ad andare oltre, ok? Perché? Perché non è un risultato lineare, non è che puoi dire ok, lavoro 8 ore al giorno, posso lavorarne 12, ok, ne posso lavorare 18, ok, ne lavoro 20, no, esplodi, perché l'energia quella è, ok? Aumento la mia abilità all'infinito. Vedo tantissimi imprenditori e imprenditrici con altissimi gradi di abilità, cioè quindi poi qualità del prodotto o del servizio, ma che magari fatturano meno di aziende che vendono un prodotto o un servizio di qualità inferiore. Ok? Quindi non è lineare questa cosa, è una questione di come incastri questi tre fattori. Per farmi capire meglio, ti faccio un esempio pratico con un cliente dei Sarti del web. C'era questa professionista, questa imprenditrice, brava, non si dica mai, cioè è brava a fare il suo lavoro, ha il suo negozio, la sua attività, che fattura, sta bene, esprime il desiderio di crescere, quindi entra a far parte dei clienti dei Sarti del web, entra nel laboratorio e stiliamo quella che è un'analisi di quello che le serve per crescere grazie a internet, attirare clienti, vendere di più, eccetera, eccetera. Quindi oltre a delle cose che dobbiamo fare noi, quindi sito, landing page, campagne social, video cose, vediamo anche che lei ha un ottimo portafoglio di clienti e otterrebbe un aumento secco del 20% minimo di fatturato se impara a usare bene WhatsApp.
Ok? Ci sono attività per cui lo strumento gratuito WhatsApp può aumentare davvero il fatturato, non per tutte, per alcune sì, per alcune no, e questa non è una puntata su WhatsApp, sul tempo, quindi chiudo qua il discorso. Gli diciamo, allora fai questo, questo e quest'altro e vedrai che succederà questa cosa, perfetto. E insomma, dopo un po' di tempo, parlo col tutor che segue il cliente nello specifico e viene fuori che la cliente non ha fatto niente di quello che le è stato detto di fare. Grande incazzatura, grande rabbia, cioè fondamentalmente aveva quello che erano un migliaio di contatti da registrare sul suo account WhatsApp per poi cominciare a fare delle cose che avrebbero aumentato sistematicamente il fatturato, perché ogni volta che una persona compra, il 30% delle volte accetta anche l'upsell, cioè la proposta di vendere qualcosa in più, ma sto ancora divagando. E l'obiezione della cliente è che dopo 5 mesi di tempo non aveva trovato modo di fare questa cosa, non ho avuto tempo. Ok? Che è possibile da dire una cosa del genere, non ho avuto tempo di fare questa cosa? Sì e no. Cioè, se prendo un pezzo di carta, faccio un calcolo, 1000 contatti, su per giù, quelli che erano divisi in 5 mesi, ogni mese a 4 settimane, ti prendi un'ora di tempo a settimana, sono 20 ore di tempo, registri 50 contatti ogni ora, hai fatto i tuoi 1000 contatti registrati. Cioè, tu sei pronto, pronta a poi a utilizzarli per fare quelle strategie che le abbiamo detto di fare e quindi puoi ottenere un maggiore. Però non ci si è messa a farlo, né lei né un dipendente o una dipendente. Perché? Perché non ha trovato questo fottutissimo tempo per fare questa cosa, ok? È una costante di tutte le aziende, non riescono a crescere perché non trovano il tempo, non è che non ce l'hanno, non lo trovano, è diverso, è diversissimo. Cioè, non sto dicendo che esiste il modo perfetto per investire il proprio tempo, ok? Bada bene questa cosa. Io per esempio, Enrico, il sarto, so perfettamente cosa devo fare per diventare milionario e so cosa devo fare per diventare miliardario. Molto probabilmente farò le cose necessarie per diventare milionario, molto probabilmente non farò le cose necessarie per diventare miliardario, perché so perfettamente a cosa devo rinunciare per fare queste cose. E non mi interessa, ok? Cioè che a fronte di quello a cui devo rinunciare non farò le seconde cose, cioè non raggiungerò mai certi obiettivi. Perché? Perché so cosa devo fare, cosa devo rinunciare, come devo investire il mio tempo, ok? Andando avanti con la puntata ti renderai conto che alcune cose che fai limitano la tua crescita. E il fatto è questo, è che tu sei libero, sei libera di scegliere in totale autonomia se vuoi crescere, quanto vuoi crescere, ok? E cosa devi fare per stare bene, perché alcune delle cose che fai ti fanno stare bene. Quindi è inutile rinunciarci, perché la vita è tua, è una sola, e assolutamente non c'è qualcuno che può dirti, non posso dirlo io né qualcun altro, come devi investire il tuo tempo. Ti si può dire queste sono le cose necessarie per crescere con la tua azienda, se hai il desiderio di farlo. Questo canale si parla solo di questo, ok? Crescere con la propria impresa. Quindi ci tengo a fare questa cosa, perché cavoli, sembra a volte veramente che ci sono i guru là fuori che ti dicono la verità assoluta. Non esiste verità assoluta, ogni caso è unico, ed è per questo che per esempio nelle puntate sono più generico, ok, generalista, ma poi possiamo andare più nello specifico con una consulenza personalizzata. Ti basta andare su isartidelweb.it/tutor, trovi il link in descrizione, prenoti la tua ora gratuita di una consulenza personalizzata in cui si ascolta la tua situazione nel dettaglio e poi ti si danno tutti quelli che sono le indicazioni per migliorare quella che è la tua vita professionale, per aumentare il tuo fatturato grazie al mondo online, ok? Chiarito questo, possiamo andare avanti. Vediamo la seconda scomoda verità a cui gli imprenditori spesso devono far fronte. È che chi guadagna di più, generalmente, dà meno importanza alla propria percezione dei problemi e delle priorità. E stranamente trovano più tempo rispetto agli altri. È una cosa sempre vera, ok? Ci ha fatto prima l'esempio di Giovanni Ferrero ha miliardi sotto le chiappe, Jeff Bezos, Elon Musk, sono persone che riescono a muovere milioni di dollari in una giornata, hanno migliaia di dipendenti, riescono a farlo non perché sono fortunati, renditene conto, perché muovono meglio il loro tempo rispetto a te. Ok, hanno un sistema di priorità diverso, ok? Normalmente gli imprenditori ragionano in questo modo. Nel punto 1 metto evitare che le urgenze mi scoppino in faccia. Ok, nel punto 2 varie ed eventuali. E in questo modo, ok, visto che già il punto 1 ti prende in giro tutta la settimana, rimani fermo, ferma dove sei con la tua azienda per sempre.
Questo è proprio il modo in cui 19 aziende su 20 italiane rimangono infossate dove stanno. Poi lascia stare che la maggior parte degli imprenditori gli piace questa cosa, gli piace stare piccoli. A me no. E chi mi segue sicuramente neanche, ok? Vuole stare meglio col proprio lavoro. Però la maggior parte, tutte le persone rimangono lì dove sono perché incastrano il loro tempo in questo modo. Invece chi guadagna tanto, al primo punto mette cosa devo fare per crescere con la mia impresa. Cioè è una domanda tanto semplice quanto difficile, quanto è difficile rispondere, ok? Poi al secondo posto stanno le urgenze e al terzo posto stanno varie ed eventuali, ok? Non è un rapporto di causa-effetto, di correlazione degli eventi e delle priorità. Per crescere un'impresa deve stare in offensiva, deve essere propositiva, non deve essere un imprenditore o un'imprenditrice che aspetta che succeda il casino, che si avvicini un problema e allora reagisce. Proprio ieri mi ha contattato una professionista che conosco da molto tempo, gli è successo un casino geolocalizzato dove sta e ora ha bisogno dei social. Faremo il possibile, però cazzo, i siti del web non sono un'agenzia di pronto soccorso, le strategie ci mettono tempo per funzionare, i materiali vanno costruiti, cioè la crescita è un qualcosa che va coltivato, non è un qualcosa che succede dall'oggi al domani, per questo di trovare il tempo per applicarla. E qui veniamo a quello che è l'elemento che blocca te come milioni di altri imprenditori in tutto il mondo, la questione emotiva. Come ti fa sentire quello che fai, ok? Il modo in cui ti fa sentire quello che fai determina cosa farai e cosa non farai, ok? Siamo tutti molto irrazionali quando si parla di tempo e di soldi. Cioè smettiamo di diventare logici e diventiamo molto, molto sentimentali. Possiamo usare questo termine, non è per forza negativo, ma se lo applichi al business lo diventa, ok? Perché se fai una cosa che ti danneggia, ti stai dando la zappa sui piedi fondamentalmente. La droga più comune per gli imprenditori è: posso farlo solo io. Una frase che ho visto ripetere infinite volte da quando sono nato. Io sono nato in un'azienda e da quando sono nato che sono a contatto con te, con imprenditori e imprenditrici di tutta Italia. Poi ho girato poi l'Italia e l'ho vista in lungo e in largo, non è solo l'Emilia Romagna, hai fatto così anche la Toscana, anche il Veneto, anche il Piemonte, anche la Lombardia, anche la Sardegna. Posso farlo solo io. Questo mantra che ci rende orgogliosi, ci accende dentro, ma ci limita tantissimo in quello che può essere la crescita della tua impresa, perché non è il prodotto o servizio a veicolare la crescita, ma l'azione dell'imprenditore, dell'imprenditrice, l'investimento sulla crescita, ok? Cosa fanno gli imprenditori più ricchi di te? O fanno loro, perché a volte succede, lo vediamo poi nello schema in quattro punti, o delegano o comprano il tempo e le competenze di qualcun altro. Cioè, non è che si va molto fuori da questo discorso, ok? Non è che ci si inventa un altro sistema magico che porta giù, quello si chiama giocare alla lotteria, comprati tutti i biglietti che vuoi, se vinci sono contento per te, però fare impresa è una cosa molto meccanica, è una cosa molto matematica. Cioè, queste sono le cose da fare. Quindi, come sapere su cosa concentrarsi, quando delegare, quanto delegare, lo vediamo nello schema in quattro punti che c'è più tardi. Prima vediamo la terza e ultima scomoda verità, che in assoluto è quella che frega tutti quanti. Se una cosa non l'hai scritta sul calendario, non esiste. Cioè, se tu dici devo fare questa cosa, quando la faccio, boh, quando ho tempo, fatto, finito, dimenticatela, non la farai mai. Cioè, non mi dire voglio crescere, quindi farò questa cosa, e poi quando la farai, no, adesso vedo, finita, non esiste. Devi fissarla sul calendario, devi prenderti un impegno scritto, fissato nello spazio e nel tempo. Ti faccio un esempio molto molto semplice. Io ho dei rituali settimanali di formazione, di confronto, di analisi dei dati, ok? Ho dei momenti fissati sul calendario in cui so che devo fare quello. Possiamo fare, ci vediamo per bere fuori, andiamo a fare questa cosa, mi accompagni lì? Sì, no, dipende se ho queste cose da fare oppure no, ok? Deve essere proprio essere grossa l'urgenza per smuovermi da quello che ho deciso, perché sono accorti tipo il martedì mattina alle 9 io mi vedo con il modellista, con Umberto, ok? Sempre. Cascasse il mondo, deve esserci questo, perché se non lo faccio l'azienda smette di crescere, perché per un'ora noi ci confrontiamo sulle strategie di miglioramento dei processi interni di crescita dell'azienda.
Se non metto questa cosa rituale nel mio calendario, so che non la faccio, perché avrò, ho mille cose da fare, ragazzi. Un imprenditore è pieno di impegni. Se io trovassi un modo per non dormire la notte, una pillola magica che mi permette di risparmiare quelle 7 o 6 ore a notte, io potrei lavorarle tutte senza nessun problema e non fermarmi mai. Perché gli imprenditori e le imprenditrici notoriamente sono persone che hanno sempre qualcosa da fare. Diversamente stai cazzeggiando e non devi sicuramente seguire questa puntata, ma sono sicuro che quelle persone non si avvicinano neanche ai miei materiali, quindi lasciamo proprio stare. Quindi se non lo fissi sul calendario non esiste. Non ti dire una bugia del tipo sì, lo faccio quando ho tempo. Te lo fissi sull'agenda in un certo dato momento e i tuoi collaboratori devono sapere che in quel momento non possono disturbarti perché stai facendo quella cosa importante lì. Basta. Chi riesce a farlo cresce, chi non riesce a farlo sta cazzeggiando. Mi spiace dover dire questa cosa, però se la tua azienda non supera una certa soglia di fatturato è direttamente derivato dalle azioni che decidi di fare o che decidi di non fare, ok? Se questa cosa è chiara possiamo andare avanti. Vediamo lo schema in 4 punti. Prendi carta e penna, un bel foglietto, e fai una croce. Sulla linea orizzontale c'è la X, sulla linea verticale c'è la Y. Perfetto. Tu per 4 settimane, di più non serve, ogni volta che fai qualcosa lavorativamente parlando, appena l'hai fatto, ti fermi, prendi il foglietto e decidi dove mettere quell'azione in questo schema con 4 celle, ok? Sulla X mettiamo tempo. Questa cosa mi ha richiesto molto tempo o poco tempo. Sulla Y, ok, sulla linea verticale, mettiamo impatto sul reddito. Questa cosa mi aumenta i soldi che ho in cassa o questa cosa non mi aumenta i soldi che ho in cassa? Più o meno, fondamentalmente, riusciamo a dividerle. Quindi, che cosa succede? Abbiamo il primo quadrante, quello peggiore, cioè basso impatto sul reddito, alta quantità di tempo. Sono le attività che consumano tantissimo tempo, una valanga di tempo, ok? E hanno un impatto limitato. Dovremmo delegarle per prime, ma farle fare assolutamente a qualcun altro. Un esempio? Mi ricordo quando ero piccolo, quando l'imprenditore prendeva e diceva cazzo, mancano i cavoli, vado a comprare i cavoli. Si metteva in macchina, nel traffico, andava a comprare i cavoli e poi tornava con le uova, i cavoli, quello che è. Assurdo. Cioè, che impatto ha sul reddito? Bassissimo questa cosa. Quanto tempo ti porta via? Tanto. Però è un'urgenza, la fai tu. Cioè, l'imprenditore edile che dice ok, cazzo, c'è da portare questo sacco di cemento sul cantiere e va lui a portarlo. Ma stiamo scherzando. O la persona che gestisce un studio di architetti che va a fare lui sopralluoghi nella casa, nello stabile. Ma ancora, questa è una cosa che richiede tantissimo tempo. Ok? E che a conti fatti non è quello che ti smuove i soldi che hai sulla cassa. Bisogna farla, perché qui, attenzione, tutte le cose che stiamo vedendo bisogna farle, tutte le cose che stai facendo devi farle. Ma capisci, questa è la prima cosa che va delegata in assoluto e devi impedirti in tutti i modi di farlo. Poi, ti piace mettere le mani alla malta? Ti piace fare tu le torte? Ti piace tu parlare con le persone per strada? Ti piace tu fare quelle mille cose che dipende poi da andare in magazzino e controllare quante latte di vernice sono rimaste? Cioè, se ti piace farlo, fallo. Se ti dà un'emozione, falla, ma renditi conto che è una di quelle cose che blocca la crescita della tua azienda. Quindi fatti i conti in tasca e cerca un po' di capire cosa vuoi fare della tua vita. Veniamo al secondo quadrante, basso impatto sul reddito, ma poco tempo. Ok, queste sono cose piccoline che fondamentalmente sono chip, cioè sono monetine, no? Sono patatine, sono cose piccoline da fare che non smuovono quelli che sono i tuoi soldi sul conto corrente a fine mese e richiedono anche poco tempo, ok? Sono attività che possiamo chiamare infrastrutturali, ok? Meno critiche, meno tempo e non rappresentano né un tuo punto di forza, molto probabilmente, né una passione, ok? Attenzione, qua pensiamo anche a quello che sta dentro di te, quello che ti piace fare. Ok, questo è da delegare in secondo luogo. Cioè, quando hai delegato quelli che occupano tanto tempo, poi deleghi quelli che occupano poco tempo, ma che comunque sono poco di impatto per quello che è la crescita della tua impresa. Ora andiamo più nello specifico, più nella fase importante della puntata, perché vediamo il terzo quadrante, quello che ha un alto impatto sul reddito e richiede una grande quantità di tempo, ok?
ad esempio, creare e applicare le strategie di comunicazione online per crescere con la tua impresa. Non c'è un cazzo che tenga. Crescere con la tua impresa richiede tanta attenzione, richiede tanta energia e richiede anche un investimento, ok? Quindi sono cose da fare che richiedono anche tempo. Penso alla mia impresa, per esempio, creare i video promozionali che vanno fuori e attirano nuovi imprenditori tutte le settimane. Quello richiede tempo, richiede energia, richiede sforzo, ok? E quindi sicuramente è un qualcosa che rientra in questo schema. Anche questi video, no, di divulgazione magari hanno un impatto inferiore rispetto a quello che può essere il video promozionale vero e proprio, ma hanno la funzione di educare il cliente e dirgli: oh, guarda che le cose stanno in questo modo, le web agency fuffa ti stanno truffando. Quindi richiedono molto tempo, è un qualcosa di limitante, ma sono anche vitali. Cioè, devi stare molto attento, attenta quando le deleghi, perché se deleghi la crescita della tua impresa, 9 volte su 10 non cresci. Quindi diventi tu la testa e devi affidarti a persone, perché se è vero che dopo un po' la tua energia e il tuo tempo finiscono e soprattutto la tua abilità, la tua competenza non arriva fuori dai tuoi schemi, dal tuo cerchio, ok? Per esempio, tu sai utilizzare i social per crescere? Sai cos'è una strategia di comunicazione online per crescere? No, è per questo che gli imprenditori che crescono si affidano a professionisti esterni che sanno fare perfettamente il loro lavoro. Quindi vai su isartidelweb.it/tutor, trovi sempre il link in descrizione, e parla con un consulente di comunicazione online che ti spiegherà come facciamo questa cosa per altri imprenditori tutto il giorno, tutti i giorni, quanto puoi crescere e che cosa ti richiede in termini di tempo e come puoi fare per comprare il nostro tempo. Ci siamo 13 persone, quasi 14, e nel momento in cui tu assumi quella che è un'agenzia esterna di comunicazione online, siamo noi a fare questo lavoro, la maggior parte per te. Ovvio che ci sarà sempre qualcosa che devi fare anche tu. Nessuno dice il contrario, la web agency fuffa sì, dicono automatizza totalmente il tuo... Non è vero, non esiste niente che possa essere automatizzato totalmente. L'imprenditore dovrà sempre mettere la testa su qualcosa di così importante, ma se non altro ti affida dei professionisti e sicuramente hai qualcuno che ti affianca con tutto l'intento di migliorare quella che è la tua vita professionale, perché se cresci anche noi guadagniamo, se non cresci ovviamente stacchi il contratto. Il discorso è molto semplice e finisce qui. Quarto punto, l'ultimo, il più importante, le cose che hanno un alto impatto sul reddito e richiedono un basso ammontare di tempo. Ok, probabilmente queste sono il cuore del tuo modo di fare impresa, sono quello che ti differenzia rispetto alla concorrenza, che rende reale, tangibile, differente il tuo impatto sulla società, sul cliente finale. Queste sono le ultime cose in assoluto che devi delegare, anche perché probabilmente ti richiedono poco tempo, perché nel corso della tua professionalità, della tua crescita come imprenditore e imprenditrice, hai imparato a farle in meno tempo rispetto ad altre persone. Ok? Quindi non devi assolutamente delegarle, probabilmente sono anche la tua passione, sono quello che ti rende felice nel lavorare, quindi sono quelle cose che devi assolutamente fare tu. Quando applichi questo schema in 4 punti alla tua vita lavorativa, ti rendi conto che è sorprendente quanto tempo spendiamo tutti noi in attività che sono effettivamente poco produttive, di poco impatto sul nostro reddito e sulla nostra crescita, ok? Se tu sei un imprenditore, un'imprenditrice, un professionista, è questo il modo in cui dovresti ragionare, perché ti fa riflettere su quello che devi fare davvero tu, in prima persona, quanto serve davvero che tu lo faccia, ok? Che tu ti ci impegni oppure no, se vale la pena che tu lo faccia oppure no, perché su 100 cose che fai, 80 le puoi delegare, ok? Cioè, e poi concentrarti su quello che ti appassiona davvero e che ti fa crescere davvero, che ti fa crescere i soldi in banca, che ti permette di acquisire nuovi clienti, che ti permette di dedicarti allo sviluppo, alla crescita della tua impresa, ok? La cosa che in assoluto vale di più in tutti i settori è sostituire quello che vale poco con quello che vale molto. Ad esempio, uno, aumentare lo scontrino medio di spesa dei tuoi clienti. Quando i clienti vengono da te e spendono mediamente 10 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, c'è sicuramente il modo di fargli spendere un po' di più. Ok, come facciamo a aumentare questa cifra? Questa è una domanda a cui devi rispondere. Poi l'applicazione è tuo dovere applicarlo nell'impresa. 2. Aumentare la frequenza d'acquisto.
e le persone vengono a comprare da te una volta, possono tornare 2, 3, 4, 5, 10 volte, dipende da qual è il tuo settore, intanto, da cosa stai offrendo, intanto, e da quanto ti stai concentrando su far succedere questa cosa. Come facciamo a far tornare più spesso le persone? 3. Dobbiamo far durare di più il cliente. Dopo quanto tempo una persona dice addio alla tua impresa? Come facciamo a trattenere questa persona di più per una certa quantità di tempo? Possono essere giorni, anni, mesi, decenni, ok? Ci sono rapporti tra imprese che durano per sempre, altre che sono molto più veloci, ma possiamo comunque allungare in maniera che quella persona ti porti più soldi nel tempo. 4. Come facciamo ad acquisire nuovi clienti? Questa è la domanda a cui rispondiamo sempre su questo canale, sia io che un modellista, e fondamentalmente dobbiamo attirare più persone paganti dentro l'impresa, ok? E per poter realizzare questa cosa devi utilizzare la risorsa che hai di più e spostarla dove non ne hai, ok? Questa è una formula che mi ha insegnato un formatore anni fa e mi ha sempre guidato verso la crescita, perché normalmente una persona quando inizia ha tantissimo tempo, tantissima energia e zero soldi, o comunque pochi soldi, mette giù in campo tempo ed energia, le abilità, e fa i soldi, dopodiché non ha più tempo, non ha più energia, quindi a quel punto sono i soldi il discriminante. Mi fa un imprenditore: ma mi conviene affidarmi a questa agenzia interinale? Mi chiedono 5.000 euro per trovare questo dipendente, e la risposta è: tu puoi farlo da solo, da sola? Cioè, no, o sì, se la risposta è sì e se dici farlo io mi costa meno che affidarmi a loro, allora è ovvio che devi farlo da solo, da sola. Ma se affidandoti a loro risparmi tempo, energie e soldi, perché tu avresti speso molto di più a farlo per i cazzi tuoi, tra fallimenti e tutto il resto, allora affidati all'agenzia interinale. Cioè, questo non voglio dire che devi affidarti per forza all'agenzia interinale, è un esempio di come devi calcolare nella tua testa le risorse che hai e le risorse che non hai. Quello che hai devi spostarlo dove non hai. Tu sai come si fa a crescere online grazie alle strategie di comunicazione su misura? No. E quindi affidarti a professionisti che questa cosa la sanno fare. Compra il tempo e le abilità e l'energia di persone al di fuori della tua impresa. Vai su isartidelweb.it/tutor, compila il form. È velocissimo, ti contatterà Nico, fisserete quella che è una chiamata senza impegno, in cui ascolterà la tua situazione e ti darà le indicazioni più chiare possibili su quello che devi fare, su come investire il tuo tempo per crescere, ricominciare a crescere con la tua impresa, perché alla fine è solo questo il discorso. E capisci che è una questione emotiva il modo in cui stai investendo le tue risorse, che sia tempo, che siano soldi, e decidi dove investirle per poter ricominciare a crescere e avere più risorse di prima e una maggior soddisfazione. Molto bene, spero di aver risposto a qualsiasi domanda ti possa essere venuta in mente in merito a questo argomento. Ti ringrazio per avermi seguito sin qui. Io sono Enrico Cecchini e ho fondato Isarti del Web, un'agenzia che si occupa di aumentare il fatturato delle imprese grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. Vuoi leggere qualcosa in più su di noi? Ci trovi su isartidelweb.it, ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao! Let's go.